Grazie per l'interesse dimostrato per tutte le lotte e le vertenze che ci sono nel territorio, che sono tante anche se non vengono portate alla ribalta. Oggi io sono qui a presentarmene una delle tante. È il 27 dicembre, abbiamo tenuto un presidio sotto gli uffici scolastici regionali della Lombardia per manifestare contro i licenziamenti di massa che verranno applicati a 40.000-60.000 insegnanti della scuola. Stiamo parlando di precari che per anni hanno subito lo sfruttamento e che attraverso il loro lavoro hanno contribuito a mantenere le scuole pubbliche e a garantire un buon funzionamento del servizio pubblico. Oggi questi precari rischiano una macelleria sociale dichiarata dal Consiglio di Stato, che ha sancito una legge che prevede il loro licenziamento. Noi non ci siamo, noi oggi siamo scesi in piazza per la prima volta, ma siamo intenzionati a ritornarci e a non fermarci. Come lavoratori auto-organizzati lo diciamo chiaramente, non abbiamo mai creduto in una giustizia, espressione di un sistema basato sullo sfruttamento e sul precariato. Non abbiamo mai creduto in una giustizia pilotata dalla politica e lo dico e vi prego anche di verificare e certificare in una giustizia appunto pilotata dalla politica che ha rinunciato alla propria autonomia. Diciamo questo semplicemente perché per la prima volta dopo il fascismo nella storia della Repubblica Italiana il governo ha nominato come capo del Consiglio di Stato un certo dottor Alessandro Paino, ovvero un uomo di fiducia dell'ex premier Matteo Renzi. Infatti a questa giustizia noi abbiamo sempre alternato la lotta, ad ogni azione legale abbiamo accompagnato azioni di lotta radicali e concrete. Abbiamo occupato l'ufficio scolastico provinciale nel 2016, bloccando per 2 giorni le nomine e quindi rinviando l'apertura dell'anno scolastico 2016-2017. Lo abbiamo fatto perché abbiamo sbloccato centinaia e successivamente migliaia di posti di lavoro su tutta la Lombardia. Crediamo che queste siano le uniche pratiche applicabili dai lavoratori. Non è possibile rinunciare al proprio protagonismo, non è possibile difendere e conquistare i diritti propinando ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato. Non saranno, nella storia non sono stati i tribunali a sancire il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, sono i lavoratori stessi attraverso la lotta, quella vera, quella concreta, quella che ti stanca, quella che ti sfianca, che hanno portato tutto quello che oggi noi dobbiamo tornare a riconquistare.